Salve a tutti, benvenuti in questa nuova recensione. Sono il vostro Nikron e in questo video vi porto Ilex, un RPG incentrato sull'azione, sviluppato da Piranha Bytes, ovvero i creatori della serie Gothic Risen, e pubblicato da Nordic Games. Le vicende si svolgono in un universo post-apocalittico. In questo mondo oscuro coesistono insieme la tecnologia avanzata e la magia. Il gioco ci porta sul pianeta Magalan, che è stato colpito da un meteorite. Questa catastrofe ha condannato le civiltà presenti. Tuttavia, una manciata di sopravvissuti si sono divisi in due gruppi. Quelli che hanno ancora accesso ai resti della tecnologia avanzata e chi ha deciso di ritornare agli albori, ricostituendo il legame con la natura tornando ad usare armi e strumenti semplici. Ma su Magalan non cadde solo un meteorite, insieme ad esso uno strano elemento, dal potere oscuro e misterioso, detto appunto Ilex. Con esso non solo ogni tipo di armamento può essere realizzato, ma anche ogni semplice abitante può utilizzare la magia. Tutto questo però ha un prezzo, infatti il suo utilizzo provoca il degenerarsi del corpo dell'utente, trasformandosi in esseri fuori controllo. Ma gli abitanti di Magalan però continuano a scontrarsi per il controllo dei giacimenti. Anche se la società di Magalan è divisa in due gruppi principali, il pianeta è la casa di numerose fazioni minori. Ad esempio, i Berserker cercano armonia con la natura. I Clerici, che chiedono un totale divieto di usare l'Ilex. I Fuorilegge, che vengono considerati terroristi. Mentre gli Alba, che desiderano sottomettere tutti gli abitanti del globo e sono noti per aver abusato troppo dell'elemento alieno. Il giocatore assume il ruolo di un combattente dell'ultimo gruppo appena elencato. Durante una battaglia viene ferito e finisce per ritrovarsi da solo sul territorio nemico appartenente ai Berserker. Ilex offre un mondo vasto che può essere esplorato liberamente senza essere interrotti da schermi di caricamento. L'unica limitazione è il livello del nostro personaggio e la forza dei nemici che custodiscono gli ingressi in alcune regioni dell'universo post-apocalittico. Nel gioco visiteremo le paludi scure, le montagne elevate e le foreste rigogliose, così come altri numerosi luoghi. Certamente, attraversare una vasta tale area e viaggiare tra un posto e l'altro sarebbe sempre troppo snervante, e per questo gli sviluppatori hanno introdotto un sistema di viaggio rapido sotto forma di teleport, un po' come appunto le rune utilizzabili in Gothic. Possiamo anche utilizzare jetpack che fanno parte dell'inventario del protagonista. Occasionalmente ci ritroveremo di fronte a decisioni che influenzeranno il corso della storia, proprio come in Gothic e Risen. Le nostre scelte determineranno in quale fazione si unirà il protagonista. Il nostro personaggio ha un ampio e variegato arsenale a disposizione, comprese le armi da mischia, come le spade e altre armi per il combattimento mano a mano, ed armi da fuoco rare come fucili laser. Non c'è carenza di armatura, anche in questo caso le tipologie disponibili sono ampie. Nei nostri viaggi incontreremo molti personaggi interessanti che hanno le proprie opinioni sul mondo che li circonda. Alcuni di loro sono amichevoli, mentre altri sono ostili verso il protagonista. Naturalmente, il combattimento è un elemento importante in Ilex. E proprio come nelle serie Gothic e Risen, l'eroe deve affrontare molti avversari, tra cui mostri mutati. Ilex è un gioco dal grande potenziale attrattivo, soprattutto per gli amanti della serie, che hanno fatto grande la storia degli RPG, dunque un titolo da tenere sott'occhio. Forse però il legame troppo forte, spesso rivisto in questo tipo di titoli, ci sembrerà di rivedere lo stesso gioco con la sola qualità grafica rimodernata.
Per il resto, non ci resta che provarlo. L'uscita è fissata per il 17 ottobre 2017 per PC, PS4 e Xbox One. Qui si conclude la mia personale recensione su Ilex. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se non lo siete già e condividete questo video con chiunque. Grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!